Nemmeno l'invasione russa ha potuto fermare la guerra nelle enclave separatiste del Donbass. A Donetsk, una delle due autoproclamate repubbliche popolari da poco riconosciute da Mosca, i leader filorussi hanno accusato l'esercito ucraino di aver fatto una strage di civili lanciando un missile balistico a corto raggio che si sarebbe schiantato di fronte a un bancomat, uccidendo almeno 20 persone e ferendone un'altra ventina. Tra le vittime ci sarebbero anche bambini, secondo il leader filorusso Denis Pushlin, che ha accusato l'esercito di Kiev di aver caricato l'arma con munizionamento a grappolo. Contemporaneamente, nella stessa regione, anche se sul lato controllato dalle forze ucraine, i residenti di Kramatorsk si sono svegliati con le bombe che piovevano dalle posizioni nemiche. Al primo pomeriggio non erano state segnalate vittime, ma in molti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. E a nord-est l'esercito russo continua a bombardare a tappeto la città di Kharkiv, la più martoriata finora in questo conflitto. Un edificio residenziale di 4 piani è stato totalmente distrutto da una pioggia di missili, ma l'intero centro urbano è ormai devastato. Gli ultimi attacchi arrivano sullo sfondo della ripresa dei negoziati tra russi e ucraini in una giornata in cui 10 corridoi umanitari dovrebbero aprirsi.